Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con uno scontro tra due auto che si è verificato in viale Strasburgo a Palermo di fronte alla sede siciliana della RAI. A causa del violento impatto una delle due auto si è ribaltata, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia per gli accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche l'infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi del caso. E rimaniamo in tema di incidenti, ci spostiamo però a Catania, dove in queste ore si è verificato uno scontro tra due auto lungo la tangenziale. Il sinistro ha avuto luogo subito dopo lo svincolo di San Giovanni Galermo in direzione Mister Bianco. Sconosciuta al momento la presenza di feriti rimasti coinvolti, sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Stradale Etnea. Il traffico sta subendo dei rallentamenti. Oggi a Priolo, domani a Roma, siamo e staremo sempre dalla parte giusta, quella dei lavoratori, quella delle persone. Lukoil è vertenza di rilievo nazionale, adesso quindi attendiamo dal governo risposte concrete, come promesso, alla richiesta di futuro che parte da Siracusa e dalla Sicilia. Lo hanno detto stamattina a Priolo, nel cuore del polo petrolchimico siracusano, la segretaria generale della UIL Sicilia e il segretario nazionale UILTEC, insieme ad altre sigle sindacali. Per domani il sindacato delle persone ha confermato il presidio a Roma dinanzi alla sede del Ministero dello Sviluppo. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno deferito in stato di libertà un 59enne messinese, già noto alle forze dell'ordine, per deturpamento di bellezze naturali. Le opere sono state eseguite in assenza di autorizzazione in aree tutelate da vincolo paesaggistico e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L'uomo è ritenuto responsabile di aver realizzato una cava abusiva in un fondo di sua proprietà. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.